Biancaneve cadde nella trappola, mangiò la mela. Subito cadde a terra addormentata, sembrava morta. La strega fuggì felice. Passò molto tempo. Un bel giorno, un principe su un cavallo nero sentì parlare di quella meravigliosa fanciulla che giaceva addormentata nel bosco. Il suo cuore diede un sobbalzo. Forse si trattava della bellissima fanciulla che aveva visto un giorno a palazzo e che non era più riuscito a trovare. Subito cavalcò fino alla radura nel bosco. Quando la vide non ebbe dubbi. Era proprio quella, la fanciulla che aveva incantato il suo cuore. Ed era morta. Mestamente il principe sollevò il coperchio di cristallo e si chinò per darle un bacio. Per dare un bacio al suo amore perduto. Ma immediatamente Biancaneve aprì gli occhi e sorrise. Quel primo bacio d'amore aveva spezzato l'incantesimo. Così il sogno che un giorno Biancaneve aveva confidato al pozzo dei desideri divenne realtà. Il principe la fece salire sul cavallo e partì con lei verso il suo palazzo tra le nuvole, dove vissero per sempre felici e contenti.